I tre olandesi l'anno prossimo vengono con noi. No, Alessandro Divan, che sta all'estero, convertito. Anzi, no, brasiliano. Che prendiamo anche Mister d'Impegno. Ah, beh, certo, facciamo un blocco d'impegno. Blocco d'impegno. Vabbè, la nonna da solo a casa. Quindi c'è. Oh, buonasera, ci troviamo alla 16ª giornata del test di Calcio League. Qui al nostro fianco il nostro capitano Ciro Anastasia. Grazie. Autore di una grande partita. Però sono tutte menzogne. Non dovevo giocare stasera, però il migliore è stato lui, dove sta? Lo faccio vedere anche sì, al pubblico. Sì, il migliore in campo di questa giornata, Armando Rismondo. Sbagliato. Sì, mo 16 a 32esimo lo rivedrò. Allora, sì, allora, secondo me possiamo paragonare le ultime giornate di ABC con la Serie Fedele alla Juve degli anni di Conte. Nonché il nostro allenatore Davide Galeone che secondo me prende molto le sembianze di Antonio Conte. Non a caso ha giovenuto di Lecce mi spesso questa partita con il campo di leva qua lo capitano mio Evra. Allora qua signore e signori passo un omicidio. Conte lo butto dall'aereo. E bravi, purtroppo sono esciuto, ero giovane, dito, sono andato alla mazzina. Asciugnate, sei sfortunato. Asciugnate. Cosa capitano? Per il pubblico italiano, parliamo in Italia. Diamo la parola a Mimmo Modolese, autore di una doppietta. L'albanese nostro. Che sicuramente sarà il nostro intermediario, visto che Ciro Anastasia purtroppo si è fatto prendere dalla Juve. Io ringrazio questa società, sono arrivato nel 90 con il barcone al stadio delle Vittorie. L'epoca sei un superstite. Sono un superstite, poi mi sono naturalizzato bene qui in Italia. Lui è il nostro liquidare. E io sono il loro tare. E la Goldbet ci dà la sconfitta questa sera. Ci dava sconfitti a... Se non sbaglio eravate quotati a... 4-30. Infatti non si capisce come mai abbiamo vinto 4-1 questa sera. Vabbè. Comunque, reparto difensivo, sì. Comunque sia sta diventando veramente il punto di forza di questa squadra. Mimmo Serio, vice capitano. Sì, facciamolo. Facciamolo accomodare. Sì. Buonasera. Veramente. Allora, dicevamo prima che non eri... Cioè non hai giocato come meglio sai, però comunque sì, il risultato è arrivato e quindi possiamo dire che nonostante la prestazione la squadra è riuscita a colmare anche i tuoi deficit questa sera, giusto? Sì, diciamo che lo spinge perché avevo un avversario ostico, veloce, Brevinho. Direttamente dal Brasile, Brevinho. Brevinho. Sesto sponsor. Vabbè, lui è l'esterno di cui parlavamo prima, nonché Brevinho. Comunque, questa partita come ce la racconti? Abbiamo mollato gli ultimi 10 minuti, complimenti al presidente, hanno fatto una grandissima partita. Vinceremo a ritorno. Siete visti anche assenze, importanti, che sia, non credo che sia cosa di questo genere. Forse non c'è età, parleremo con il presidente. Giornata il mercato si riapre, presidente si accomodi, va bene arrivato il presidente. Allora presidente, una dichiarazione a caldo dopo la partita. Ma infatti facciamo gol. Abbiamo fatto una bellissima prestazione fino agli ultimi 10 minuti, poi un po' il vento, un po' la pioggia, il gol a freddo, il gol al freddo e al bagnato ci ha spezzato le gambe.
Poi allora, non è che io sappia, avete un metodo per riscaldare prima della partita. Poi ci... Sì, e il rum non era originale. non era un rum di qualità, e quindi questa sera ne avete sentito. Era un pampero, ma non era un pampero fatto bene. Era un comunque, proprio sbagliato. Una dichiarazione importante di Robinho, Robertinho, me la chiamano Previgno! Tesserati, Frainteso. Gente sul mercato, ma non è lui. Perché sono quelli che gli assenti, gli assenteisti, quelli, facciamo un nome a caso. I furbetti del cartellino. Non vengono a giocare. Presidente, è stato un piacere, complimenti, come sempre. Liberiamo qualche posto. Previgno. È stato un piacere. Un applauso a Piccio della Sera. Yeah, 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 yeah.